il libro è in qualche modo un libro aperto, multimediale. Abbiamo inquadrato prima il QR code che è in copertina. A cosa porta il QR code? Il QR code, diciamo, è una sperimentazione che noi proviamo e che l'editore Donzelli ha accolto, di rendere la carta una piattaforma multimediale, ridandogli un ruolo competitivo rispetto allo schermo. Il QR code, il codice a barre di seconda generazione, permette con un qualsiasi smartphone, telefonino che abbiamo in tasca, di visionare, sfogliando il libro, filmati, fotografie, documenti originali, cioè di navigare il libro e non più leggerlo in maniera lineare. Ed è un modo per far sì che il lettore possa intervenire, perché ovviamente questo gli permette, sulla base di quei documenti, di partecipare all'elaborazione, di intervenire. Poi noi abbiamo un sito che si chiama avevamolaluna.it, che permette a ogni capitolo di prolungarsi in un forum, e come dici tu, appunto, questo diventa un libro aperto che comincia a ruminare, a continuare, diventa uno spunto, un pretesto e non più un'opera definitiva. Anche perché, da quello che ho capito, il libro è un'opera collettiva, nel senso che tu sei l'autore, quello che ha prodotto le ricerche, che ha prodotto i contenuti, che ha scritto, che ha negoziato con l'editore, con i canali di vendita, però attorno al libro c'è una serie di persone che, ad esempio, nell'aspetto multimediale ti hanno dato una mano. Sì, certo, il libro è un social network. Io anche nelle opere precedenti tendo sempre a organizzare un gruppo intorno a un'idea. In questo caso ci sono delle figure fondamentali. Stefano Panunzi, l'architetto Panunzi, mi ha aiutato a elaborare quest'idea del cronotopo, che è un modo di navigare la storia usando eventi che hanno un'attinenza tematica, anche se si sono svolti in tempi diversi, creando degli anni virtuali. Carlo Monti mi ha aiutato a costruire questa macchina che è il sito all'interno in cui costruirci dentro il libro. Poi c'è chi, come Dario Melpignano della società Neo Experience, ha elaborato i QR code, e poi c'è tutto lo staff dell'editore Donzelli che si è adeguato immediatamente a questo nuovo stile operativo. Ecco, insomma, siamo in una situazione in cui l'autore, non a caso uno dei testi ha come titolo proprio quello di Stefano Panunzi, l'autore invisibile, perché io credo che noi stiamo andando verso un orizzonte in cui nei media l'autore diventerà sempre più un broker, un direttore d'orchestra, non più il titolare esclusivo di un'idea, di un contenuto, di una riflessione originale. Questo secondo te è un fattore positivo o è comunque un adattamento a quello che la tecnologia chiede, soprattutto impattando sul pubblico? Ma io, la prima lezione di Adriano Olivetti è che la tecnologia non determina mai nulla, è sempre la conseguenza di un processo sociale. E in questo caso io credo che internet, la rete, il web, i social network, il citizen journalism siano risposte a un'ambizione di protagonismo che ormai gli individui hanno, che io considero una straordinaria conquista rispetto alla fase fordista in cui alcuni giganti, pochi giganti, parlavano ai tanti nani. Oggi, come diciamo, rovesciando la metafora, bisogna correre sulle gambe dei nani per andare più lontano e non salire sulle spalle dei giganti.